Una delle principali attività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è il monitoraggio delle acque superficiali. La regione Valle d'Aosta, grazie anche ai numerosi ghiacciai che ricoprono il suo territorio, possiede un reticolo idrografico particolarmente sviluppato, che costituisce una risorsa naturale da sempre utilizzata dall'uomo per le varie attività, in campo agricolo per l'irrigazione, come produzione di energia idroelettrica. Nei primi anni del Novecento in Valle d'Aosta sono stati costruiti numerosi bacini idroelettrici di grandi dimensioni e più di recente, grazie anche agli incentivi per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, abbiamo assistito a una vera e propria esplosione di piccoli impianti idroelettrici. La rete di monitoraggio di ARPA è costituita da 144 siti di monitoraggio, dislocati ovviamente lungo il corso della Dora Baltea, sui principali affluenti, ma anche su corsi d'acqua minori, purché abbiano un bacino idrografico di almeno 10 km quadrati. Siamo sulla Gran Teiva, uno dei principali affluenti della Dora Baltea, e questi campionamenti che effettuiamo ci danno la possibilità di valutare la qualità delle acque superficiali tramite l'utilizzo di indicatori appropriati. E questi indicatori che andiamo a ricercare sono di tipo chimico o chimico-fisico o biologico, microbiologico, e per ognuno di questi indicatori, parametri, dobbiamo utilizzare dei contenitori adatti e effettuare il prelievo con una modalità appropriata. Ognuna di queste bottiglie o contenitori, una volta riempiti, ci consentirà successivamente in laboratorio di quantificare questi indicatori e quindi eventualmente di rilevare la presenza di un eventuale inquinamento. In particolare, quella bottiglia col tappo blu che adesso Corrado vi fa vedere, ci serve per la ricerca degli Escherichia coli. Si tratta di batteri scelti come indicatori di contaminazione, di inquinamento fecale delle acque. Potremmo pensare ad esempio a delle emissioni di scarichi fognari civili. L'Escherichia coli infatti è un batterio che è abitualmente presente nell'intestino umano. Queste bottiglie si chiamano Winkler e servono per ricercare il BOD e il COD, che rappresentano la richiesta biochimica e chimica di ossigeno. Ci danno quindi una misura della quantità di sostanze organiche presenti nell'acqua attraverso il consumo di ossigeno necessario ad ossidarle. Per questo motivo vengono poi aggiunte due soluzioni che, provocando una reazione chimica, bloccano la concentrazione di ossigeno all'atto del prelievo fino alle successive determinazioni chimiche in laboratorio. La reazione chimica che si sta per sviluppare bloccherà l'ossigeno all'atto del prelievo e successivamente in laboratorio, come detto, si arriverà a quantificare l'effettiva quantità di ossigeno disciolto nell'acqua del torrente. Questa colorazione arancione scura ci dice già, a un primo esame ad occhio, che c'è una buona quantità di ossigeno disciolto.
Contrariamente a quello che si pensa normalmente come monitoraggio delle acque superficiali, il monitoraggio previsto dalle nuove normative e disposizioni europee non riguarda soltanto il campionamento di acqua per verificare la presenza di inquinanti di tipo microbiologico o di tipo chimico, ma prevede anche lo studio delle comunità biologiche che vivono nel corso d'acqua. In questo modo noi riusciamo veramente a capire se il nostro torrente è in grado di ospitare gli organismi che devono vivere all'interno di esso. In questo momento ci troviamo sul torrente Planaval, una stazione della rete di monitoraggio di Arpa Valle d'Aosta delle acque superficiali. È un torrente di origine glaciale e il suo stato di salute è elevato, in quanto non sono presenti pressioni significative. Una delle attività di Arpa Valle d'Aosta riguarda il monitoraggio biologico dei corsi d'acqua. L'attività prevede dei campionamenti di alcuni organismi che si chiamano bioindicatori. I bioindicatori sono comunità che vivono sul fondo dei corsi d'acqua e rispondono alle alterazioni della qualità dell'acqua. Le principali comunità che vivono sul fondo dei corsi d'acqua sono i macroinvertebrati bentonici e le diatomee. I macroinvertebrati bentonici sono principalmente larve di insetti, mentre le diatomee sono delle microscopiche alghe che vivono adese ai sassi e ai ciottoli. In base agli organismi che si ritrovano all'interno del corso d'acqua è possibile dare una valutazione sulla qualità dell'acqua. Questo perché tali organismi sono più o meno sensibili all'inquinamento. Alcune comunità infatti sono sintomo di acque molto pulite, altre invece possono permettere di individuare un inquinamento. Procediamo adesso con il campionamento delle diatomee pilitiche, cioè le diatomee, le alghe microscopiche che vivono attaccate ai sassi. Io prelevo all'interno del corso d'acqua 5 ciotoli, avendo cura di prenderli in zone di flusso e di profondità diversi all'interno dell'alveo. Una volta prelevati i sassi per il campionamento di diatomee si procede al campionamento. Con uno spazzolino si sfrega la superficie del sasso cercando di prelevare tutte le diatomee presenti o buona parte delle diatomee presenti. Le diatomee sono delle alghe unicellulari che vivono adese ai sassi. Le troviamo anche sulla vegetazione presente in acqua, ma il nostro monitoraggio prevede appunto che vengano prese quelle epilitiche. Le diatomee bentoniche hanno diversi gradi di sensibilità all'inquinamento. Sono sensibili all'inquinamento organico e alla presenza di pesticidi, alle alterazioni del pH o di altre sostanze presenti in acqua. Quindi sulla base della comunità che viene ritrovata è possibile definire l'eventuale tipologia di inquinamento presente nel corso d'acqua. Per valutare le sostanze solide in sospensione si utilizza una tanica riempita con 5 litri d'acqua. Queste sostanze solide possono derivare sia da un eventuali inquinamenti a monte del punto di prelievo, potrebbero però anche essere naturali, di origine naturale. Pensiamo ad esempio al limo glaciale, alla fusione nelle giornate estive in cui vediamo facilmente i torrenti con quel colore grigio. Altri parametri ricercati sono il fosforo e i fosfati, generalmente collegabili all'uso di fertilizzanti o detersivi, per i quali si utilizzano contenitori monouso come questi barattoli di plastica. Procediamo adesso con il campionamento dei macroinvertebrati utilizzando questo retino.
Valeria solleva un sasso e strofina la superficie e il fondo davanti all'imboccatura del retino che io sto tenendo e cerco di raccogliere tutti i microrganismi che lei stacca. Riposiziono il retino sul fondo e lei pulisce tutta la sabbia e la ghiaia cercando di sollevare tutti quei macroinvertebrati che vivono all'interno di questi ambienti fini. Campioniamo adesso un micro habitat di granulometria più fine. Ci sono dei piccolissimi ciotoli della ghiaia e della sabbia. In questi ambienti vivono soprattutto oligocheti e organismi che prediligono ambienti di corrente più ferma. Questo è il contenuto del nostro campionamento, rovescio il contenuto all'interno del secchio. Una volta effettuati i campionamenti degli organismi, si procede con la compilazione di apposite schede di campo. Queste schede sono molto importanti perché permettono di annotare tutte le caratteristiche ecologiche, morfologiche del corso d'acqua e serviranno poi successivamente nell'interpretazione dei dati biologici. Molto importante è valutare la larghezza dell'alveo bagnato, la profondità dell'acqua, la velocità della corrente. Viene fatta una considerazione sulla percentuale dei substrati, quindi sulla granulometria, e inoltre viene valutata la presenza e la struttura delle formazioni riparie della vegetazione e del territorio circostante. Il piano di monitoraggio, come previsto sempre dalla normativa, dura 6 anni. L'attuale piano di monitoraggio è iniziato nel 2010 e terminerà nel 2015. In questo reticolo idrografico quindi si vedono in grigio i corpi idrici che ancora devono essere monitorati, mentre tutti gli altri corpi idrici sono stati colorati con colori diversi a seconda del loro stato di qualità. Come si può vedere, la maggior parte dei corpi idrici della regione Valle d'Aosta si trova in stato elevato o buono. Rimangono comunque alcuni tratti in stato sufficiente. In particolare lungo il corso della Dora Baltea, che è principalmente buono, abbiamo la zona del comune di Courmayeur in cui lo stato di qualità è soltanto sufficiente. Questo è determinato principalmente dal fatto che nella zona della Valdigne non esiste ancora un depuratore in grado di depurare tutti gli scarichi di quel territorio. La fase successiva consiste nella suddivisione del campione in aliquote più piccole, in modo da poter procedere all'analisi in campo, per poi procedere all'identificazione e al conteggio di tutti gli organismi. Viene allestita quindi una postazione di campo per effettuare i primi riconoscimenti degli organismi. Attraverso l'utilizzo di lentine e pinzette, ora andremo a osservare la comunità campionata. Questo foglio contiene un elenco delle principali famiglie e generi di macroinvertebrati che più frequentemente si riscontrano nei torrenti valdostani. Un simulide. Un aplotaxide. Una ritrogena. Due ritrogene. Una betis. Una riacofila. Un protonemura. Una cloroperla, un'idracarina,
Un ectionurus. Due ectionurus. Un protonemura. Un simulide. Un ectionurus. Una ritrogena. Un chironomide. In questo campionamento abbiamo trovato dei plecotteri, tra cui vediamo la cloroperla, la perla, che è caratteristica, adesso questa è un po' piccolina, per avere dei ciuffi di tracheobranche vicino alle zampe, alle ascelle delle zampe. Sono molto sensibili all'inquinamento, vivono in acque generalmente fredde e correnti. Si possono osservare inoltre alcuni efemerotteri, tra cui Betis, oppure questo, che appartiene alla famiglia Heptagenidae. Questi organismi sono caratteristici per avere un appiattimento del corpo necessario per resistere alla elevata turbolenza, alle elevate correnti. Anche questi, come i plecotteri, sono particolarmente sensibili alle alterazioni del corso d'acqua, dell'inquinamento e del carico organico. Questi macroinvertebrati appartengono al gruppo dei tricotteri. Questo si chiama riacofila, appartiene alla famiglia delle riacofilide, e questo invece è un limnefilide. Entrambi sono carnivori e hanno sviluppato delle caratteristiche morfologiche in modo da poter resistere alla forte turbolenza, alla forte corrente dell'acqua. Questi, i limnefilide, si costruiscono delle specie di foderi in modo da appesantire il corpo e fare in modo di rimanere sul fondo dell'alveo. Ultimato il prelievo, le bottiglie vengono collocate in frighi portatili contenenti mattonelle refrigeranti, perché i campioni devono essere trasportati a una temperatura idonea in laboratorio. Alcuni microrganismi vengono direttamente contati e identificati in campo, altri invece necessitano di essere osservati allo stereomicroscopio per indagare su caratteristiche che non sono visibili ad occhio nudo, e quindi vengono inseriti in un boccetto contenente alcol diluito al 70% per la successiva identificazione definitiva in laboratorio. I campioni prelevati dai tecnici vengono poi consegnati al laboratorio di ARPA, che eseguirà successivamente le determinazioni sia di tipo microbiologico che di tipo chimico. Bene. Rispetta. Allora, sono due campioni.
La tutela delle acque parte dal controllo dei parametri e per diciamo, verificare che siano nella norma. Il compito del laboratorio è quello di analizzare i campioni di acque superficiali prelevati dal personale preposto al controllo e al campionamento sul territorio. Il fine di queste analisi è quello di controllare i parametri chimici e microbiologici che determinano la qualità di un corpo idrico. Le aree tecniche del laboratorio sono essenzialmente due, cioè l'area microbiologia e l'area chimica. Nell'area microbiologia vengono ricercati i microrganismi più comuni presenti nell'acqua e in particolare nelle acque superficiali viene ricercato il microrganismo Escherichia coli. È un indicatore di contaminazione fecale. Uno dei parametri che analizziamo è il pH, che è un indicatore dell'acidità dell'acqua. L'ambiente acido e alcalino è importante per la vita dei microrganismi.